Suor Lucia Ripamonti è beata. Sabato 23 ottobre in cattedrale il cardinal Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha presieduto il rito di beatificazione. Oltre al vescovo di Brescia hanno concelebrato Monsignor Ivo Moser, vescovo di Bolzano, il vescovo emerito Luciano Monari e Monsignor Domenico Sigalini. Presente anche Irene Zanfino, che a 6 anni, per intercessione di Lucia, uscì dal coma dopo un incidente stradale. Della nostra beata, qualcuno ha detto che era impastata di umiltà. Una superiora generale delle Ancelle della Carità non ha esitato ad affermare: per me questo presenta il massimo della santità, il suo posto, il più desiderato, l'ultimo. E nel processo canonico per la beatificazione una testimone ha riferito d'avere un giorno notato che Suor Lucia si spostava in continuazione per cederle la destra e camminando rimaneva indietro di un passo. Sorpresa e stupita per questo comportamento e supponendo che avesse un qualche problema nel camminare, nel tenere il passo, le domandò se dovesse un po' rallentarlo. Ma Suor Lucia, con un bel sorriso e con la voce sommessa, le rispose: no, no, va bene così, sto al mio posto. Le Ancelle della Carità, con la loro madre generale, Suor Gabriella Tettamanzi, hanno colto con grande gioia la beatificazione di Suor Lucia dell'Immacolata. Oggi, con la Chiesa e per la Chiesa, siamo qui a proclamare beata Suor Lucia Ripamonti. La sua esistenza è stata una testimonianza di umanità, un'umanità che ha conosciuto, assieme alla sofferenza, la fragranza delle cose semplici e vere, quelle che contano per sempre, dimostrando che ciascuna persona fa parte di un disegno superiore, perché tutto è dono, tutto è grazia, anche le difficoltà, anche il dolore. Suor Lucia dell'Immacolata, nata ad Acquate nel 1909, è arrivata a Brescia nel 1932 per iniziare il suo cammino nella famiglia religiosa delle Ancelle della Carità. Ha sempre vissuto nella casa madre di Via Moretto fino al 1954. Morì tenendo tra le mani un'immagine della Madonna. La sua è una testimonianza della santità feriale, è una donna che con il sorriso ha saputo servire e annunciare il Vangelo. Tutta la tradizione spirituale, in Oriente e in Occidente, è concorde sul fatto che l'umiltà sia maestra delle virtù. Il giorno successivo, nella messa di ringraziamento nella chiesa di San Lorenzo, il vescovo Tremolada ha sottolineato le tante virtù di Suor Lucia, attingendo dal canto stesso composto dalla congregazione per ricordare la testimonianza di Suor Lucia. Qual è il segreto dell'umiltà vera? Il segreto è stato costantemente ripetuto nel ritornello, che riprende, se non dico male, le ultime parole della nostra beata. Nella mia vita ho sempre tenuto gli occhi fissi in Dio. Questo è il segreto di ogni vera umiltà, è il segreto dell'umiltà della beata Vergine Maria ed è il segreto dell'umiltà della nostra nuova e cara beata Lucia dell'Immacolata. Al termine della celebrazione, la reliquia è stata riportata in processione alla Casa Madre, in Via Moretto, dove riposano le spoglie mortali della Beata.